Ragazzi, scusate, ma c'ho problemi di memoria perché qua sto tutto pieno fra video e cose varie. Comunque, questo è per chiudere il video. Banda 6, ho detto, deve essere molto più incinico. Sia sotto porta se ci riesce, se no tocca la passa e ben meglio. Per quanto riguarda, se sai, 8 in pagella, gli voglio dare 8, ma perché non solo per il gol. Sì, lo so, io l'ho detto tante, tante volte che non vale, lo dico, l'ho detto. Però comunque, se ha fatto 22 gol in Svizzera, anche se in un campionato così così, anche se la Svizzera è andata ai mondiali e lui non è, comunque i numeri ce li ha, anche se li ha fatti vedere poco, a volte sì, a volte no, ha fatto un grandissimo gol, ha saltato il portiere, ha tirato veramente da una posizione complicatissima e difficilissima, quindi ha fatto un grandissimo gol, ma, non so, ma lasciamo stare il gol, a parte il gol, si impegna sempre, all'95esimo, ancora scappava con pressa il portiere, se vuoi disse la partita. Ha pressato sempre, scappa sempre, alla fine si è steso a terra così morto. Veramente attaccamento alla maglia, lo farà per lui stesso, lo farà per noi. Con cazzo vedete, però veramente un giocatore veramente con le palle che scappa ovunque. Scappa sempre, tutti comunque ragazzi, per quanto riguarda ieri l'impegno, ieri è stata la più bella vittoria, a parte che è stata strameritata, vabbè, ma quello è scontato. Chi ha visto la partita, devo dire che la partita è stata meritata, non c'è bisogno, se battiste la partita. So, sta più per culo. È normale che avesse meritato di vincere. Comunque la Salernitana, complimenti che è una grande squadra. Ieri non è che ha giocato male la Salernitana, è perché abbiamo giocato molto bene noi, non l'abbiamo fatta giocare, abbiamo pressato, li abbiamo aggrediti alti. Quindi c'è stato un secondo tempo un pochettino che ci hanno messo in difficoltà con un pareggio che abbiamo fatto a soli. Comunque c'è un buon gioco, è una bella squadra, infatti comunque sta facendo bene la Salernitana, quindi non vuol dire che la nostra vittoria ha ancora più, ancora questo ancora più valore. Hanno il pareggio da Torino e sta vincendo 2-0, hanno 4-0 in casa con la Sampdoria, cioè vuol dire c'è la Salernitana, è che noi abbiamo giocato bene e come ho già detto tante volte non siamo da meno a nessuna squadra, ce la possiamo giocare con tutti, ci salveremo, non ci salveremo, non si sa. Però veramente una grande squadra e Lecce iniziano a vedersi già dalla Monza, l'ho già detto, un po' di schemi di gioco, un po' di tattica in avanti, quello che ci manca. Se siamo più cinici e più cattivi in avanti, in attacco e sotto porta, ci toglieremo delle grosse soddisfazioni. Questo è il mio pensiero. Ci vediamo alla prossima. Saluto lu Liam De Campi e lu Danilo, che comunque mi hanno detto di salutarli e li saluto, papà Danilo e Liam De Campi. E vi saluto ovviamente a tutti quanti e vi voglio bene a tutti i tifosi leccesi. Ci vediamo alla prossima. Bari! Godo, 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 godo,